Amici di motorsport.com, ciao a tutti, grazie di seguirci anche questa volta. Ce lo aveva promesso l'ingegner Sergio Limone, che ci ha raccontato la sua prima metà della vita da tecnico nel mondo del gruppo Fiat, quindi con i titoli mondiali che sono venuti uno in fila all'altro a livello rally con la Lancia, e adesso ci concediamo il racconto dalle sue parole dell'altra metà della storia, vale a dire quando è entrato a far parte dell'Alfa Corse e con il marchio del Biscione è andato a conquistare il DTM, il campionato più prestigioso a livello turismo dei tedeschi, e batterli in casa deve essere stata una grande soddisfazione. Ciao Sergio, intanto. Ciao Franco. Allora, intanto il passaggio fra i due mondi è stato traumatico, dal mondo dei rally, dal mondo dell'Abarth, della squadra Lancia, a cambiare anche concetto e mentalità, perché l'approccio di Alfa era completamente diverso da quello che conoscevi fino ad allora. Sì, diciamo che è stato sicuramente un trauma, perché non si pensava che l'epopea Lancia terminasse così bruscamente. La sera che hanno annunciato il ritiro della Lancia ufficiale della Lancia dei rally, noi stavamo omologando la Deltona, quindi è stato questo fulmine a ciel sereno. Si ricorda che c'era in commissario quello della Renault, un finlandese, mi guardavo sbigottito, diceva: vi ritirate o omologate una macchina nuova? Cosa è successo? Ho detto: ma io stesso sono stato sorpreso da questa notizia, che era stata tenuta ben circoscritta, anche se poi rivedendo il film dopo qualche segnale c'era già stato, il fatto di aver lasciato andare via Biasione, eccetera eccetera, tutta una serie di cose, che c'era stata una trattativa con Delecour che non è andata a buon fine, c'erano i presupposti del disimpegno. Fortunatamente la paura di perdere il lavoro, l'attività di progettazione è durata un attimo, perché immediatamente ci si è andati da fare grande lavoro per l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo che in quel momento purtroppo aveva un modello molto modesto, che era la 155, che era una tempra, col motore della 155 e poco più, per cui era molto poco Alfa Romeo, e sicuramente per utilizzare bene le forze esistenti hanno pensato di orientare tutti gli sforzi del reparto Corse, che comprendeva due realtà, l'Abarth a Torino e l'Alfa Corse a Milano, di orientarli sul marchio Alfa Romeo. Ci siamo divisi i compiti. Torino faceva avrebbe fatto la parte telaistica, che a Settimo Milanese era abbastanza carente, e Milano avrebbe coperto la parte motori. E così è stato. Il primo passo è stato fare la 155 GTA, che era una Deltona convertita all'uso da pista. La parte meccanica era quella della Deltona, preparata senza i limiti dei rally, preparata per il campionato nazionale, il campionato italiano velocità turismo del 92. Era un Deltone, nel senso che la meccanica era paro paro a quella del Deltone, come era in effetti anche la 155 Q4, con la differenza che la Q4 dietro aveva la sospensione originale della 155, e noi saggiamente abbiamo insistito per avere la possibilità di utilizzare anche lì le sospensioni della Delta a bracci, che poi ci saremmo portati dietro anche nel DT. Ecco, quella fu una macchina che presentò il biglietto da visita di Sergio Limone in pista, diciamo così, visto che 17 vittorie su 20 gare, cioè un dominio di Larini e Nannini assoluto. Sì, era anche stato, devo dire, un biglietto da visita molto molto modesto, nel senso che è stata soprattutto una scuola per capire il comportamento della quattro ruote motrici in pista, che davo per scontato. Cioè, se siamo riusciti a far andare forte una quattro ruote motrici nei rally, figurati in pista, un gioco da ragazzi.
Invece no, non era affatto un gioco da ragazzi, ce ne siamo accorti mettendo su strada il 155 GTA, dopo i primi giri al Mugello, quando ha cominciato ad andare veramente forte, la macchina continua a saltellare dietro con un canguro. Francia si ricorda l'episodio, perché Giorgio si è fermato ai box, dice, ma salta dietro, a volte i collaudatori esagerano un po', no, venite a vedere, e siamo andati in fondo alla curva dove il fenomeno si innesca, allora si vedeva da fuori che la macchina ma perché era troppo rigida di assetto? No, è un problema di, poi me l'hanno spiegato bene, io avevo un consulente eccezionale che era il tecnico dinamico del veicolo della Michelin, con cui ancora adesso ci scambiamo ogni tanto delle mail, ed era una persona con una cultura dell'handling del veicolo, però una persona molto intelligente. E siamo diventati amici dal punto di vista professionale, e poi me l'ha spiegato lui dopo che l'avevo risolto, perché l'ho risolto un po' intuito. È un problema di carico, di slittamento dei pneumatici, che a un certo punto fa sì che la trasmissione si carichi torsionalmente fino a un certo valore, poi si lascia, per il pneumatico supera l'aderenza, c'è uno slittamento, e quindi innesca, grazie anche alla sospensione posteriore, alla sua geometria, innesca questo fenomeno di saltellamento che poi si sbozza e poi riprende, praticamente come con la molla di un giocattolo che si carica ogni tanto. Questo avviene solo in particolari condizioni. Perché avviene in pista? Perché in pista le quattro ruote le hai sempre incollate a terra, non hai nei rally un curvone lungo in cui stai in appoggio. Non c'è praticamente mai. Dai, quasi mai. A Mugello è venuto fuori questo fenomeno. Io ho modificato un po' la geometria posteriore, qualcosa abbiamo giocato anche sui differenziali, alla fine abbiamo risolto, e poi la dimostrazione matematica è venuta dopo, è stata veramente un primo bagno di umiltà con la pista. La macchina andava bene, contro avevamo il BMW Evo 2005, una macchina molto leggera, molto ben fatta, la signora macchina, però chiaramente il campionato italiano. In Italia avevamo un regolamento che ci dava, direi, un onesto margine per essere sicuri di giocare e vincere. Ecco, questo è stato, direi che anche Grano è stato anche un signore, nel senso che ci ha lasciati giocare, noi l'abbiamo lasciato vincere. Non dico che ci sia stato un accordo, però c'era un gentleman agreement in cui loro sapevano benissimo che correvano, e tranne qualche pista, ricordo Maggiore in particolare, sì, è sempre stata il loro campo di battaglia. Sì. E diciamo che abbiamo vinto alla grande, ma questa a noi serviva soprattutto come scuola. Perché? Serviva come scuola perché la macchina in alcune parti prefigurava la DTM 93, che peraltro, per dare delle date, giusto per inquadrare il fenomeno, la macchina ha girato il GTA, che ha vinto il campionato del 92, ha girato a luglio al Mugello, quindi ha girato 6 mesi, quindi ha fatto un grosso lavoro di e la DTM invece per il 93, quando hai cominciato a lavorarci in parallelo? Perché a questo punto sarà nata una legata all'altra, in sostanza. Abbiamo iniziato subito, nel senso che finita la GTA abbiamo iniziato subito, direi a febbraio, verso del 92, abbiamo cominciato a tirar giù le prime righe, anche perché il regolamento, si trattava di capire, di congelare il regolamento per evitare di fare dei lavori inutili, congelato il regolamento, siamo partiti e la macchina mi pare che abbia girato ottobre, abbiamo avuto un inverno abbastanza intenso, come sempre battesimo al Mugello, e poi siamo andati un po' in giro per l'Europa, soprattutto Jerez, siamo andati a Nogaro per delle prove pneumatici, che è stato difficile fare perché abbiamo trovato una settimana di nebbia, una roba atroce. Poi siamo andati tante volte a Jerez perché il clima era quello ideale. Spagna era l'ideale, era l'unica pista che ci permetteva di lavorare in tranquillità, e ricordo che ho fatto due prove, una mi pare addirittura è durata una settimana, so che io sono riuscito a tornare a casa, a prendere dei pezzi e ritornare con i voli di linea, quindi
un po' di tempo ce l'ho messo, ecco, per cui si stava giù parecchio. Le ultime, avevamo due macchine, inizialmente avevamo una GTA di riferimento per capire, per avere un'idea del delta T al chilometro, del quanto guadagnavamo, quanto eravamo più veloci, poi siamo andati, poi alla fine abbiamo concluso la fase di sviluppo, avevamo due macchine prova, e le ultime prove le abbiamo fatte in Olanda, le pre-prove di Zolder, dell'esordio che poi è stato un esordio vincente, ricordo. Fantastico. Fantastica, sì, la cosa, la Mercedes che aveva un gran bisogno dell'Alfa Romeo, perché aveva bisogno di battere qualcuno, ci aveva regalato all'inizio ci ha fatto una grandissima torta di benvenuto, così, una cosa veramente spettacolare. E poi hanno capito che questi non erano dei comprimari, erano della gente che aveva il suo mestiere. E probabilmente li abbiamo presi in contropiede perché loro l'avevano forse presa un po' sotto gamba, pensando che la vecchia gruppo A rimessa in pulito avrebbe vinto. E infatti ce la siamo giocata fino all'ultimo, poi abbiamo vinto a Berlino con una gara con una di anticipo. Beh, è stato veramente uno dei tre campionati più belli della mia carriera. Gli altri due quali sono? Visto che... uno, sicuramente la Lanciarelli al primo posto, secondo a pari merito il DTM e anche un campionato minore che mi è costato molta fatica, che è il BTCC del 94. Un Tarquini e Simoni. Tarquini e Simoni, perché questo? Perché benissimo il 93 impegnati al 80% sul DTM, e grazie anche alla collaborazione dell'amico Stirano, a inizio 93 abbiamo messo, a febbraio, abbiamo messo su strada anche una D2, quella che allora è chiamata D2, poi certo. Perché questo? Perché la classe 1, la classe del DTM, non riusciva a trovare… A decollare. A decollare, perché costava troppo la macchina, era gestibile da buona parte del tipo. Era una macchina più semplice che corresse tutti i campionati nazionali, quindi Francia, Spagna, Italia. Diciamo, poteva essere un mercato, no? Per i customer, se non erano le filiali nazionali. Lì però eravamo un pochino più... eravate praticamente ufficiali. Prego? Eravate praticamente ufficiali. Sì, eravamo ufficiali, sì, sicuramente, però è partito con un problema un po' di riserva, è partito dopo perché i concessionari delle varie nazioni hanno fatto delle grosse pressioni sulla direzione commerciale, e quindi siamo partiti tardi, la macchina era semplice, sì, con tutte le cose semplici per tirarne fuori il massimo più lavoro al mondo. E all'inizio la macchina aveva qualche bubù, perché chiaramente i problemi sono venuti fuori in gara, anche noi non avevamo dedicato quel tempo di sviluppo che forse sarebbe stato necessario, quindi abbiamo avuto un 93 molto laborioso, anche se poi alla fine la macchina andava forte grazie a delle cose strane, tipo le prese d'aria dei freni che spuntavano sotto lo spoiler davanti, per farla star giù io non sapevo più cosa inventare. A Monza, quella era una versione trazione anteriore rispetto alla GTA, e quindi... era un approccio totalmente diverso per quella che era la filosofia Alfa Romeo. Sì, era una macchina, era un cocktail, perché si basava sul 155 1.8 di serie normale. Montava un motore che era un ibrido con il basamento dell'Alfa 164 Turbo, perché era un basamento privo di controllo e quindi era più leggera. La testa della Q4, del 155 Q4, cambio Yulan e la macchina era tutta lì. Poi il resto erano tutte parti di serie, riviste per la competizione, però le geometrie erano di serie. Quindi la macchina, tutto sommato, abbastanza semplice da gestire, ma farla andare forte, ragazzi, è stato veramente un gioco. Soprattutto 155, che per la sua forma... lamentava sul veloce, alzava il muso, i piloti lamentavano quello. Alla fine, diciamo che la finale di campionato europeo a Monza ce la saremmo giocata alla pari
con chi ha vinto, che poi è stato la Mondeo di Radisic, loro andavano forse un pochino più forte come motore, avevano un V6, credo. Sì, e sì, era V6. Era un V6 della Mazda, tra l'altro, in alluminio. E diciamo che la macchina, abbiamo capito che bisognava fare qualcosa di potente. Sì, era la pista meno adatta, quella della finale della 155. Una forte ostilità di team, perché li avevo fatti arrabbiare un po' con tutte le mie escamotage al filo del regolamento, tipo le quattro prese d'aria davanti per dei freni, raffreddamento freni, compresi il raffreddamento dei freni posteriori, ma il regolamento lo permetteva, per cui ho cercato di fare tutto il possibile. A questo punto, grazie anche al fatto che la direzione della produzione del gruppo Fiat era affidata ad Alberto Pianta, il fratello di Giorgio, abbiamo avuto la luce verde per fare una piccola serie speciale di 2500 vetture dotate di alettoni. Alettone davanti era un modestissimo spoiler in plastica, che però poteva essere montato a bordo paraurti o tirato in fuori. Dietro viceversa c'era un alettone, un vero e proprio alettone, che era quello di produzione, era lo spoiler dell'Arna, con tanto di sedie per il terzo del noto. Noi l'abbiamo messo sul baule. Io ho sfruttato tutto quello che nel frattempo era già stato omologato, perché se mi fossi stato presentato per primo mi avrebbero stroncato. Però ho utilizzato due armi che erano state omologate. Uno, lo spoiler anteriore regolabile su due posizioni, che lo aveva la Ford l'Escort Cosworth, e l'alettone dietro con le staffe di regolazione che aveva la Delta. Quindi erano già stati omologati, non poteva dirvi di no. La macchina è nata così, con lo spoiler in due posizioni, e dietro nel baule c'era un sacchetto di plastica con delle staffe per rialzare di una quantità incredibile, cioè 15 centimetri là dietro, che da spoiler diventava veramente un'ala. Io ero anche rappresentante FIA, quindi conoscevo bene l'ambiente, per cui senza fare delle grosse furberie, ma solo giocando pulito, ma giocando con intelligenza, siamo riusciti ad avere l'omologazione. L'omologazione è quando ci siamo presentati a Truston con questo aeroplano, sono impazziti, vedevano la fish e dice: ma come è possibile che così sia omologata? Cioè, in passato io, tra l'altro, avevo ottenuto, proprio per evitare i casini, avevo ottenuto che a Napoli per l'ispezione venisse un costruttore che non era presente in Inghilterra, ma che fosse un costruttore di ottimo livello, ed era l'Audi, che mi ha fatto un'ispezione pelo e contropelo, particolare, no? Tutte le macchine venivano spedite senza lo spoiler montato, perché lo spoiler montato durava 3 secondi, 4 quando andava bene, perché era, per farlo in fretta era fatto di un materiale che era fragilissimo, perché era in ABS, quindi col freddo si scartava, cioè un disastro, ma era per competizione. Omologativo era e basta. Esisteva e noi lo mettevamo nel baule e poi veniva spedito. E questa qua dice sì, va bene così. E è andato su dei parcheggi a vedere che tutte le macchine presenti fossero dotate almeno del cosa pronto a essere montato, dello spoiler pronto a essere montato. Non soddisfatto di questo, adesso vado a vedere anche quelle sui treni che stanno per partire. È andato a vedere quelle sui treni per partire e ogni macchina è rimasto soddisfatto. Ricordo, ha calcolato la velocità di avanzamento della linea per vedere se era compatibile la produzione giornaliera con quello che avevamo dichiarato. Ma noi le macchine le avevamo fatte, ricordo che le avevamo fatte 2518. Quando le abbiamo raggiunte 2518, io ho fatto Torino, Napoli, Napoli, Parigi, ho preso la finish e sono andato a Truxton con la mia macchina a noleggio e le fish in borsa, e la macchina a corso. Gli inglesi hanno cominciato a farci una guerra terribile. Prima ho detto che non si poteva perché hanno trovato qualcosa, abbiamo rigettato. Oltretutto, poi, per partecipare al campionato, visto che era un campionato nazionale, avevamo la licenza inglese, per cui in caso di contrasto ti fermavi al tribunale del RAC e non al tribunale FIA, come avremmo diritto se avessimo avuto la licenza internazionale.
Allora hanno fatto una modifica al regolamento, che la vettura poteva essere doveva essere portata in gara nella conduzione omologata per il traffico cittadino, per il traffico, per la normale omologazione. E chiaramente questo mi ha preso in contropiede, ma non tanto, perché poi grazie ai buoni uffici dell'ufficio omologazione di Milano c'era lì uno del ministero che, vista la macchina, ha detto: ma non c'è nessun problema, perché lo spoiler aveva avuto il buon senso di non farlo sporgere anche nella posizione dove stava nell'ombra verticale della macchina, e quello avrebbe permesso di non cambiare le misure fondamentali per cui la macchina poteva, era un gadget che poteva essere tollerato, e aveva avuto il foglio del ministero che la macchina poteva correre con lo spoiler fuori. Questi si sono arrabbiati, è stata rialata. Morale della favola, che a Houghton Park a metà maggio c'è un bellissimo film in cui si vede tutta la coda degli spettatori che entrano e pagano il biglietto per assistere alla gara, e i camion Alfa Romeo che escono fuori. Noi la gara di Houghton Park non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatta per protesta, perché era proprio... poi ce l'hanno fatta un'altra, sono andati a comprare un Alfa 155 Silverstone il primo maggio da un concessionario, e questo qua dice: beh sì ce l'ho, è lì, però devo montare lo spoiler. Ah no, dice, ma noi la prendiamo solo per valutazione, ci interessa, no, ma non vogliamo lo spoiler montato. Questo qua gliela data senza spoiler montato. Apri il cielo, ecco che lo spoiler non viene montato, basta dirlo e non te lo montano. Allora abbiamo dovuto far causa al concessionario, citarlo per danni. Cioè, morale della favola, ricordo che Ninni Russo era diventato un frequentatore dei tribunali di Sua Maestà Britannica. È stata veramente una cosa, vista adesso, allucinante. Morirei di infarto dovessi vivere questi momenti di tanta tensione. Allora lo facevi con spirito garibaldino. Ecco, il paradosso è che in Germania eravate stati accolti come i salvatori della patria, e invece nell'andare nella perfida Albione eravate visti come veramente i nemici. Eh sì, eravamo visti come dei rompiscatole, perché eravamo presenti con un bel marchio che sicuramente portava prestigio, certo, al campionato al BTCC. Però ragazzi, questi, cioè, la superiorità, devo dire, basata su due cose: una sull'aerodinamica, che era finalmente a posto, e l'altra su un'idea grandiosa che aveva avuto Tarquini per il suo stile di guida. Avrebbe voluto molto autobloccante, al limite bloccato in frenata, perché dice: io potrei tirare tardi la frenata se si bloccasse, avessero un differenziale, quindi molto... portare la staccata fino alla corda della curva. Bravo, così, anche su due ruote, no? Tanto dice, se è molto bloccato non brucio la ruota interna. Non ci vuole mica tanto fare un dispositivo del genere. Se avevamo un dispositivo del genere, poteva essere convertito usando il differenziale centrale della deltona a controllo elettronico. Detto fatto, ricordo che passato pochissimo, mi pare che l'ha riprovato a Nardò, a Nogaro di nuovo, e dice: questa è la soluzione con cui vinco il campionato. Caspita, ci ha azzeccato, ecco. Veramente devo dire, lo guidava al 100%, lo guidava lui, perché era quello stile che, quando per la finale di Silverstone, no, di Donington, la finale BTCC di Donington, gli altri piloti l'hanno usato, ma non tutti lo hanno apprezzato, forse perché l'hanno trovato tardi questo sistema, però lui l'ha sfruttato al 1000 per 1000, diciamo che è stato sicuramente una grande vittoria, ecco. Un bellissimo campionato. Torniamo al DTM, perché anche lì appunto schiaffoni sono volati subito, cioè vi siete presentati e diciamo hanno cominciato a sentire male praticamente dalla prima gara. Sì, Mercedes si è fatta, sicuramente la macchina era molto, molto competitiva, ecco. Io ricordo più bello è stato l'Urburing con Larini, che è passato dopo il primo giro, l'Urburg di 22 km. Nordschleife, sì.
Endless Life, dopo il primo giro è passato con cioè li prendevi, i distacchi li prendevi anche con l'orologio da polso. Passando dopo, poi è arrivata la Mercedes e lui ha dominato la gara veramente alla grande. Anche perché per loro il re era Klaus Ludwig del Nordschleife. Sì, loro pensavano, sì, il re era quello, ma Larini ha fatto una prestazione veramente eccezionale, ecco, veramente. Diciamo che c'erano tutte le condizioni, una macchina facile da guidare, lo sentiva molto bene, c'era una squadra molto coesa, Nannini che faceva un po' il jolly e Larini che buttava il campionato, per cui è andata bene, c'era un bel affiatamento, c'era il gusto della novità, che è stato un bellissimo campionato. Ecco, è vero che chi dice che l'amministratore dell'epoca Cantarella disse ok, si va a fare il DTM, però si va per vincere? Beh sì, quello è il target, ecco. Non ci sono mai stati dati dei target che non fosse quello di vincere, cioè, il fatto stesso di aver fatto 92 di italiano per preparare la squadra, preparare l'esperienza, chiaramente questo sì, non si andava a vincere, ecco, sicuramente. Qual era l'elemento distinguente della macchina 93 che l'ha resa vincente in Germania? Ma credo le quattro ruote motrici, il motore da un lato, un ottimo motore, affidabile, potente, loro avevano ancora i quattro cilindri. La macchina molto, diciamo, molto ben equilibrata, ecco, quattro ruote motrici, portava bene, sfruttava bene i pneumatici. Noi correvamo all'inizio, ho corso Pirelli e Michelin. Anzi, Michelin è ufficiale, Pirelli la squadra di Schubert, poi c'erano stati dei problemi con la Pirelli, siamo diventati solo più Michelin e abbiamo poi fatto tutto il campionato solo con Michelin. Ecco, e Schubert aveva Danner e Francia, giusto, se non mi ricordo male? Esattamente. Quindi il collaudatore correva nella squadra di supporto, che in realtà era quello che aveva sviluppato la vettura. Sì. E diciamo che il 93 è stato l'inizio poi di una serie di capitoli non così ricchi di risultato, anche se entusiasmanti dal punto di vista tecnico. Il 94 la macchina era un grosso passo avanti e direi che ha perso con gli onori delle armi, nel senso che avrebbe potuto vincere il campionato se ci fosse stato il gioco di squadra. Ecco, diciamo che è stato più perso. Sì, perché se ci fosse stata più coesione nelle scelte a livello di muretto, cosa che Pianta non amava fare, probabilmente anche quel titolo sarebbe tornato a casa. Se al posto di Pianta al muretto ci fosse stato Fiorio, il titolo arrivava sicuro, avrebbe fatto i sorci verdi per vincere. Mentre, anche perché forse le guasconate fra Larini e Nannini erano cresciute al punto che poi dopo ogni tanto creavano anche dei piccoli problemi in pista, no? Perché erano scherzi all'inizio, sì, e poi alla fine sono arrivati a creare un po' di rivalità, come inevitabile. Forse bisogna intervenire prima. Sicuramente è stato un anno non all'altezza della macchina. La macchina aveva ancora i 4 McPherson, è stata sviluppata bene, direi che d'altronde la macchina è stata competitiva. Non dimentichiamoci che c'è stata poi anche la reazione della Mercedes dall'altra parte, che dopo aver preso gli schiaffoni nel 93 c'era anche una voglia di reazione. Certo, loro non potevano mica permettersi di perdere, e diciamo che è stata una bella battaglia, persa 1-1 palla al centro, e 95 diciamo che abbiamo pagato uno scotto di ritardo di preparazione, nel senso che è andata molto avanti, abbiamo perso molto tempo a definire un regolamento fra concorrenti. C'era molta politica, era già cresciuta la fase politica, perché il campionato doveva cercare uno sviluppo che magari uscisse dalla Germania, che stava un po' stretta, e c'era bisogno di
qualche altro costruttore che magari fosse invogliato a entrare. Poi è arrivata Opel, mettere d'accordo, più si attorno a un tavolo, più diventa difficile mettersi d'accordo davanti a un campionato. E morale, noi siamo partiti tardi, siamo arrivati tardi con una macchina che dal punto di vista ingegneristico era molto bella, perché era tutta davanti dietro sospensioni a quadrilateri tipo Formula 1, con un motore davanti portante, dietro il differenziale portante, un bel veicolo dal punto di vista. Solo che siamo arrivati molto tardi con la preparazione del veicolo e praticamente abbiamo sfruttato l'anno per metterlo a posto, ecco, non è mai stata molto competitiva, ho avuto sempre problemi di giovinezza. Tra l'altro era cambiato anche il contorno, no? Perché la squadra di supporto, chiamiamola così, aveva intanto acquisito piloti importanti di nome e quindi era cresciuta anche la soglia di competitività, ma anche, fra virgolette, di litigiosità fra i gruppi, come normale che sia, perché sono arrivati degli ex Formula 1 e quindi è cambiato un po' l'approccio tipico Alfa Romeo, no? Sì, è cambiata. Sono cambiate diverse cose. Quindi un anno opaco, sfruttato però nell'ultimo anno del 96, facendo una macchina che era un'evoluzione alleggerita della 95. Alleggerita perché? Perché sfruttando, facendo con coraggio un altro passo avanti, il retrotreno della vettura era praticamente una monoscocca, nel senso che la vettura terminava alle spalle del pilota, restava il guscio esterno, ma dietro al roll bar era imbollonato una monoscocca in carbonio che al suo interno aveva il serbatoio, e sotto a questa monoscocca era fissato il differenziale. Un'operazione molto ardita, eh? La scocca l'ho fatta fare a Dallara, che è stato un partner per decenni, la prima, la 037 più ultrale è nato a Varano e l'ultimo grosso lavoro assieme è stato questo. Ho fatto un gran bel lavoro e diciamo la macchina è stata anche lì estremamente competitiva, dal punto di vista competitivo. Poi i risultati non sono arrivati, credo, per problemi sportivi, ecco. C'era già un po' di aria di... si capiva che qualcosa stava per finire, quindi non c'è stata forse quella concentrazione, quella determinazione che la vettura avrebbe meritato. Ecco, comunque come gare vinte non siamo stati ridicoli. Beh, per fare il ranking direi 89 gare disputate, 38 vittorie, 19 pole, 42 giri più veloci, insomma non ci si può certo lamentare. Era un bel risultato, è mancato l'ultimo. Diciamo, ma dimmi una cosa, è quel motore 90 gradi che ha un po' cambiato le cose, perché quello è stato di nuovo un intuito tutto italiano, no? Sì, è stato un intuito tutto italiano, perché... È da attribuire a Pino D'Agostino? Sì, è da questione, a Pino D'Agostino, lui ha insistito tanto, perché dice, no, ma il 90 gradi per... Me l'ha spiegato un mucchio di volte, ma io non sono un fine motorista, sono un motorista pentito, perché non l'ho mai capito, cioè non l'ho capito. Il vantaggio del 90 gradi è che permetteva di avere un'inerzia di manovellismi estremamente ridotta. Quindi dei vantaggi di accelerazione incredibili. Solo che il regolamento chiedeva che l'angolo del V fosse derivato da quello di serie e la stessa distanza fosse quella fra gli interassi del pistone, cioè non potevi allungare il motore, dovevi tenere gli interassi del pistone in quello che erano, poi il resto era tutto libero. Quindi nella famiglia bisognava trovare qualcosa di produzione che fosse fisicamente vicino. C'era il vecchio Montreal, però aveva dei pistoncini così molto vicini tra di loro, per cui erano utilizzabili. Io ero ad Autosprint all'epoca, mi fu venduto come una soluzione di casa Alfa Romeo presa dal Montreal, e invece no,
ho scoperto che l'Alfa Romeo, che nel frattempo era diventato Alfa Lancia Industriale, aveva fatto un quantitativo di vetture equipaggiate da un motore di V di 90 gradi con dei pistonazzi così, che era la tema col PRV, la Lancia tema col PRV, Peugeot, Renault, Volvo, come lo diceva Francesco. Era un motorazzo derivato, non so, da un 8V, perché era stato un progetto 8V accorciato a 6V per il mercato europeo. Quindi un motorazzo che però andava benissimo come base, la vettura c'era. Era una Lancia, non lo abbiamo dichiarato proprio come tu te lo ricordi. Infatti me lo ricordo bene. Però nella fiche c'era, quale giornalista a guardare le fiche? C'era la Montre, io ricordo che il giorno dell'ispezione ho portato lì una Montre, l'ho fatta vedere, così. E poi c'era anche questo motore che però ci ha permesso di mettere fuori veramente una bella, nel senso che se ne è molto potente, molto rapido nell'accelerazione. E poi lì, per fartelo spiegare bene, devi intervistare Pino. Ecco. Fatto. E lui ha raccontato che Nannini non doveva guidare la macchina e aveva davanti chi la stava guidando e ha visto lo strappo di accelerazione, per cui andò da Pino e gli disse: voglio fare un giro con quella macchina che devo capire. Fece San Donato, le due chicane, e poi fece il collegamento della pista del Mugello per rientrare subito ai box. Raccontò che dovevano fare uno scherzo dicendo che era una macchina cesso per far arrabbiare D'Agostino, ma lui era tanto allibito dall'accelerazione del motore che lo scherzo non lo seguì affatto, e invece disse: questa non la facciamo più girare, non è il caso nemmeno di chiudere un giro un tempo, perché vinciamo tutte le gare, come poi in effetti è sembrato. E diciamo che fu un progetto fu anche molto osteggiato in FIA, perché probabilmente si vergognavano un po', la decisione di chiudere il campionato era già presa, per cui chiudere da vincenti sarebbe stato veramente penoso. Allora hanno vietato di usarlo. Ricordo che Pierguido Castelli, un ex FIA, nel frattempo era venuto come direttore tecnico, mentre prima, fino all'anno precedente, mancava un direttore tecnico. Io seguivo il veicolo, Pino il motore e Alviano la parte elettronica. Con l'arrivo di Castelli, con la figura di direttore tecnico, riunivo un po' tutte le competenze, ma soprattutto serviva un po' a calmierare Pianta, ecco, cioè un po' da contraltare a Pianta, perché noi tre, io Enrico e Pino, non abbiamo mai avuto il minimo screzio, sempre, ognuno tirava per proprio, è stata veramente una triade formidabile, ecco. Il segreto del successo credo fosse proprio quello, che ognuno lavorava per la squadra e se c'erano dei problemi non li nascondeva, non c'è mai stato un dare la colpa uno all'altro, che poi è letale per qualsiasi struttura organizzativa. Ecco, si arriva a chiudere un ciclo, ma qual è il pilota che, te l'ho chiesto per la parte rally, mi sembra giusto chiedertelo anche dalla parte biscione, chi è stato il più biscione dell'Alfa Romeo? Per i piloti chiaramente ho due legami preferenziali, uno è Larini e l'altro è Tarquini, diciamo che sono poi due mondi diversi nell'applicare il correre, no? Sì, senz'altro, ecco. Però diciamo che sono stati le due persone con cui ho lavorato di più e bene, ecco. Direi che sono poi legati ai due successi, per cui direi che in prima fila metto quello, poi tanti altri, ecco, lo stesso Nannini, però Nannini è sempre stato un po' un giocorellone, è stata un po' la figura di richiamo
non l'ho mai visto così determinato. Chi era molto determinato nel 93 sicuramente è stato Nicola, che era seguito poi da Tomaini con molta attenzione, cioè faceva da copilota, ecco, più che da tecnico di squadra, ecco. Diciamo che è stata una grande, veramente una grande vittoria, una grande epopea anche questa. È stata fortunata a viverla. E poi c'è stato un appendice che è la nascita della 156. Sì, diciamo che... Perché fino... scuoti la faccia? Sì, perché non è stato... Il trapasso è stato traumatico, nel senso che mi sono presa la decisione di chiudere la squadra, c'è stata la diaspora, nel senso che Pianta è stato sostituito da una persona di fiducia della direzione tecnica Fiat, che era il ragionier Galletto, che era un amministrativo, per cui faceva quel che poteva. E lui era venuto lì con l'input veramente di chiudersi, credo, non dichiarato, ma la sensazione era quella. Io mi sono trovato 448, privo di alcuni personaggi chiave, anche sono stati trasferiti, no? C'è stata mandata via gente. Si è anche detto, vabbè, non preoccupate, il lavoro ci sarà perché faremo la 156 Super Turismo. Però non potevo più scegliere i fornitori come ho sempre fatto io, quindi è stato duro mettere in moto tutti i fornitori. È stato un periodo spiacevole, ecco. Non lo ricordo con particolare... Sebbene la macchina stessa invece poi ha avuto... il suo bel successo. Siamo stati sempre bravi, ballo, diciamo le conoscenze del 155, il motore non era più davanti l'asse ma era dietro l'asse, ho avuto un'intuizione geniale sulla modifica del parafiamma, visto che si poteva modificare per il tubo di scarico, io ho fatto un tubo di scarico che andava avanti e indietro, così ho modificato tutto il parafiamma, il motore era dietro all'asse, quindi infilato fra l'asse motore e il parafiamma che veniva, quindi non c'era sbalzo, non c'era peso a sbalzo, farlo stare, se riuscite a farlo stare la macchina è molto, molto bilanciata, direi che ha ottenuto dei buoni risultati, ecco, il campionato italiano. Poi quello che è stato tremendo è stato poi il dopo Super Turismo, Super 2000, anche con con la 156, facendo un regolamento. Il Superturismo era morto per incremento di costi, è nato questo regolamento che dopo lunghissime e estenuanti trattative con BMW, che voleva una macchina pressoché di serie, dimenticando che una trazione anteriore pressoché di serie non vai da nessuna parte in pista, cioè ha bisogno di più margine. Trattative, poi alla fine... abbiamo vinto la grande quell'anno, di nuovo con Tarquini, è stata di nuovo una bellissima vittoria, sicuramente molto molto così, al di là delle aspettative forse, siamo stati paradossalmente troppo competitivi, per merito nostro e devo dire anche per demerito BMW che l'aveva presa un po' così, del DTC, dato una spolveratina e messa in gara. Eravamo assatanati di vittoria, per cui abbiamo vinto, nonostante il cambio, c'era l'obbligo di tenere il cambio di serie, ma figura del cambio di serie che si apriva, fatto delle tribolazioni tremende, poi alla fine, con anche lì qualche intuizione geniale, siamo riusciti a far stare assieme anche il cambio di serie. Ma il tuo cuore è più polveroso o asfaltista? Ah, è assolutamente polveroso. Io amo i rally, deve essere prima mano, non si scorda mai. Ho preso sempre la pista come un ripiego, devo dire, non mi sono mai entusiasmato in pista, non è entrata mai nel mio DNA. L'ho fatto con professionalità, cercando di portare vittorie a casa. Ho degli ottimi ricordi, però non mi è mai entrata dentro come sono entrati dentro i rally. Tanto è vero che poi nel periodo che facevo la pista avevo fatto di nuovo rinascere il marchio Fiat con la 500-900, la 500-1050, la 600,
poi l'appunto, poi l'appunto kit, l'appunto Super 1006, e questo l'ho fatto sempre con la mano sinistra, no? A tempo perso, però è stato divertente. Riportare hai cresciuto Adamo, che adesso hai cresciuto Adamo, di fatto, che adesso... Adamo è cresciuto, diciamo che Adamo ha lavorato soprattutto in pista con la Nordauto, e con Andrea abbiamo fatto, lui ha fatto l'ultimo appunto, quella, la grande punto trasformata in Super 2000 Rally, ecco. Quella è una macchina sua, non è una macchina mia. Io, anche perché, cosa è successo? Nel frattempo... È per quello che ho detto hai cresciuto Adamo, perché insomma c'era poi un trapasso, no, di conoscenza. È stato logico, perché lui aveva, innanzitutto conosceva molto bene il CAD, aveva più estro, aveva una grande entusiasmo, l'entusiasmo che avevo quando ho fatto la Lanzarelli, no? Paradossalmente poi eravamo complementari, nel senso che io riuscivo bene a muovermi in federazione e soprattutto lavoravo bene per la stesura dei regolamenti. Ho cercato, avevamo messo assieme bene un regolamento prima per la Super 1006, poi per la Super 2000. Sono venuti fuori degli sbocchi interessanti per delle vetture che, cioè, l'appunto dei rally non avrebbe mai combinato niente, viceversa siamo riusciti a fare una quattro ruote motrici lavorando sul regolamento. L'onere di tempo chiaramente aumentava, quindi aver trovato uno che mi sollevava di tutti gli impegni della progettazione mi andava benissimo. Io poi avevo deciso di non fare mezz'ora in più di lavoro rispetto al minimo necessario per andare in pensione, ero già diventato nonno, avevo altri impegni, volevo fare delle altre cose, non dedicare tutta la mia vita alle auto, cosa che ho fatto, poi mi sono dedicato poi all'altro. E il Sergio Limone allora fuori dall'auto, che persona è? Prova a raccontarti, dai, facci scoprire, perché di solito i tecnici in questo diventano molto ristretti e chiusi, no? Persona assolutamente tranquilla. Ma qual è la passione che ha soverchiato il discorso dell'auto? Perché deve esserci un qualcosa di forte, al di là degli affetti familiari. Ma sì, poi la famiglia, poi volevo fare qualcos'altro, mi sono buttato nel volontariato, ho cominciato a lavorare un po' con il gruppo Abele, poi anche altre attività, è stata una bella esperienza, anche perché ho finalato con mia moglie è insegnante, per cui ci siamo messi, ho fatto delle belle cose, è passato... fino Gruppo Abele, quindi c'è una base religiosa anche importante. No, Gruppo Abele non è religioso. No, non è religiosa. Gruppo Abele non è assolutamente religioso, diciamo che non è confessionale. Ecco. Non è confessionale, ecco, ha un valore, sono dei valori umani che vanno comunque ricercati, ecco. Ho fatto 10 anni, diciamo che ho fatto 10 anni. Forse di più di 10-12 anni, poi problemi familiari mi hanno staccato un po' e ho dovuto anche staccare un po'. Lavoro ancora, ecco, a minore ore, mi occupo chiaramente di automobili. E cosa stai seguendo? Ah, sto seguendo parco veicoli sempre del gruppo Abele, ecco. C'è un riferimento con... un po' di cognizione tecnica ce l'ho ancora. Ci mancherebbe altro. Sai che mi hai fatto venire un dubbio? Che forse noi giornalisti nel tempo abbiamo attribuito a Cesare Fiore la capacità di scrivere tutti i regolamenti, e forse a un certo punto c'era anche la tua inventiva dietro a facilitare la sequenza di vittorie e lancia. Adesso torno al tuo terreno specifico polveroso. Beh, diciamo che poi la genialità di Cesare non gliela si può togliere, cioè, discutiamo chi ha saputo inventare un pit stop durante la prova speciale, cioè situazioni che non sono da mettere in discussione, però dopo le due chiacchierate con te mi viene sempre più chiara che c'era un ispiratore nella lettura dei regolamenti che spingeva perché si andasse in una direzione, magari lui era bravo politicamente poi a farle approvare. Diciamo che eravamo complementari, nel senso che io sono entrato nel settore dei regolamenti grazie a Cesare, perché ricordo, dunque, era l'anno dell'S4, che correva l'S4, quindi andiamo a finire
o eravamo lì per correre, quindi io direi che 84. 86, 85, 86, mi chiama su in ufficio, io non dipendevo da Fiorio, per cui non avevo un rapporto diretto con lui, mi chiama su e fa: guardi, a Parigi eleggono il presidente della... allora la FIA non si occupava di costruttori, i costruttori avevano un'organizzazione esterna, che era il Bureau Permanent Indipendente Costruttore d'Automobili, e eleggono il presidente della commissione, del gruppo di lavoro tecnico, io ho pensato a lei. E io, guardate, dottore, io inglese lo so pochissimo e male, e balbetto un po' di francese, non so, vada, non si preoccupi. Morale, allora andiamo sull'elezione, vengo eletto, ma non vengo eletto all'unanimità, tranne uno, che c'era il candidato Mercedes, che si è votato, lui aspirava questo ruolo, aveva fatto una campagna elettorale tremenda, Fiori è riuscito a mettere me. Io ho cominciato a occuparmi di regolamenti tecnici, ma di dettaglio. Diciamo che quindi, il mio ingresso, devo dire, grazie a lui. Lui era l'uomo delle strategie, lui era l'uomo che è riuscito a convincere Balestre di passare ai gruppi B, gruppi A. Lui era l'uomo delle grandi strategie, delle grandi idee. Io ero la persona che, chiaramente, essendo con le mani in pasta, sapevo distinguere una cosa nel regolamento prima che fosse anche le corbellerie scritte, perché chi scrive i regolamenti in automobile non l'ha mai fatta, no? Per cui scrive delle cose pensando, scrive un po' da commissario tecnico. Oggi c'erano delle corbellerie incredibili che poi ti facevano fare delle cose così che bastava scrivere in modo diverso. Quindi anche lo spirito del regolamento. Ho ottenuto la fiducia poi anche delle persone della federazione, che sapeva, poi io come rappresentante ero votato, per cui sono sempre stato votato dall'86 al 2005, 20 anni mi hanno votato, ero diventato un po' il pilastro, la gente sapeva che lavoravo soprattutto per gli ingegneri, che poi avrebbero lavorato dopo, non ho mai fatto dei sotterfugi, quello che ho fatto, quello che sicuramente sapevo fare molto bene, ma era avendo tutto lo scibile e tutte le omologazioni, me le guardavo tutte dall'A alla Z, per cui riuscivo con l'aiuto di una persona che purtroppo è mancata, che era Giorgio Rossotto, a me arrivavano i pacchi che ho avuto il privilegio di conoscere. Abbiamo avuto tutti e due un grosso privilegio. Giorgio era una persona di un'intelligenza e di un'acutezza incredibile, lui sapeva, arrivava su, Giorgio, ho scoperto una cosa, guarda, ne parliamo stasera in autostrada, perché lui veniva col pullman a lavorare e poi si fermava, mi aspettava e io lo portavo a casa. Quindi in autostrada, visto che c'erano tutte le sere, c'era una coda incredibile, noi tutte le sere facevamo il punto. Lui mi raccontava le fiche che aveva visto, eccetera, eccetera, così facevamo il punto della situazione, quindi c'era un rapporto tranquillo, di mezz'ora tutte le sere avevo il polso della situazione, e quindi eravamo in due proprio a analizzare col microscopio le fiche degli altri. Se passava qualcosa capivamo subito, io l'ho sempre segnalato a tutti gli altri costruttori, ma veramente gli altri costruttori non erano così organizzati, ecco, o forse mancava quel pizzico di ingegno, che è vero quello che dici, cioè Fiori per le grandi strategie, io mi sono occupato della parte tecnica nel dettaglio, che fosse puntuale, che chiaramente fosse favorevole a noi, ma non tanto noi come gruppo Fiat, ma noi che non disponevamo di mezzi di primo livello, ecco, cioè BMW poteva anche gestire il regolamento in modo suo, perché comunque aveva una macchina predisposta per la competizione, almeno quella in pista. Per far andare forte in pista una trazione anteriore ci vogliono delle altre libertà. Fai una curiosità, ma o meglio, la tua curiosità, quella che ti ha sempre spinto nel leggere dove si poteva interpretare la famosa zona grigia di cui tanto si discute oggi in Formula 1, come la vedi applicata alla Formula 1? Cioè, io ho la sensazione che ci sono così tante regole scritte, proprio per quello che tu mi stavi dicendo prima, che sono scritte da commissari e non da ingegneri,
Adesso c'è Tombasis, probabilmente col nuovo regolamento cambierà qualcosa, che diventa poi difficile, difficilissimo entrare nelle zone grigie, perché è sempre motivo di grande discussione, perché un argomento non è solo tecnico, ma diventa anche sportivo, diventa che riguarda la sicurezza, e quindi c'è da correrci dietro in tantissime cose. Sì, poi dichiaro, io non mi sono mai occupato di Formula 1, lontano mille miglia dal mio modo di pensare. Ma non ci hai mai pensato? Cioè non ti è mai venuta la voglia? Assolutamente no. No, perché quella è una vocazione, nel senso che devi iniziare, cioè sì, forse magari fossi entrato, invece fare la Lanciarelli, fossi entrato, che so io, in una squadra di monoposto, magari la mia carriera era quella, ma non... assolutamente diventa, sei impreparato, ecco, almeno al mio livello come sviluppo veicolo deve avere delle conoscenze totalmente diverse, per cui io ero tagliato per fare i rally e poi sono stato riciclato in pista, ma non... Cioè, a me quello che incuriosisce molto è che spesso quando si parla di zona grigia si usa la parola rubare, che invece può essere anche interpretata con ingegno, cioè capacità dell'essere umano nel trovare il punto dove trovi prestazione rispetto a un limite di quanto è scritto. Rubare il termine... L'ho detto in modo volgare, Sergio, però... Diventa rubare quando le persone sono un po' di qui, un po' di là, sono, cioè non è ben chiaro da che parte stai tu, se lo schieramento, giudici da una parte e tecnici è ben distinto, secondo me rubare no, cioè, a volte c'è da arrampicarsi veramente sugli specchi bagnati andando su con le ventose per difendere certe posizioni. Io per riuscire a fare certe macchine ho dovuto veramente inventarmi di tutto. Qual è la più clamorosa? Racconta, dai, l'ultimo aneddoto. Ma ad esempio una cosa, la partita laboriosa è stato un lavoro che abbiamo fatto per Ferrari, 570 GT1, che è stata una, l'aveva già fatto la ProDrive sul 550, doveva fare, c'era un problema di essendo come Ferrari ufficiale bisogna essere al regolamento al 100%, e lì ho tribolato tantissimo perché ProDrive aveva cacciato motore dentro l'abitacolo e per farlo bisognava sfruttare certi paragrafi che si applicavano per certe soluzioni e non per altre. E ho tribolato parecchio anche perché non mi tornava nei conti. Poi ho scoperto che ad esempio la macchina della ProDrive non usava la scatola guida di serie come richiesto dal regolamento, ma ne avevano fatta un'altra, si erano stropicciati, però sai, ProDrive era come Ferrari, era un impegno di essere al regolamento. È una macchina che mi ha regalato la certificazione di essere vincente alla prima uscita, anche lì con una grossa discussione sull'altezza da terra, sono stati fino alla sera alle 9 a discutere sull'altezza da terra perché si era bruciato il fondo era collassato e chiaramente non rispettava l'altezza da terra, per cui è stata un po' lunga la cosa. Però non penso che tu abbia pensato che si dovesse bruciare un fondo per abbassare l'altezza. È così evidente, comunque, andate così. Ascolta, l'ultima domanda, poi ci salutiamo. L'ibrido nei rally come lo vedi? Ma sinceramente non ne sono convinto. Non sono convinto, cioè lo vedo come una misura così appiccicata lì per dire abbiamo l'ibrido, ma non ne vedo la funzionalità. Cioè io non conosco i dettagli del regolamento. Un ibrido uguale per tutti, quindi è una cosa posta lì per far sì che si possa dire che è l'ibrido. Non so se i trasferimenti verranno fatti in versione solo elettrica, direi di no, perché comunque sono delle percorrenze che sono troppo, sono eccessive, a meno che di mettere dei pacchi di batterie nuove. Non lo vedo tanto, ecco, ma
come dico, la prima, a pelle non lo vedo tanto, poi magari se il regolamento esce bene potrò anche ricredermi. La sensazione, ho letto che qualche pilota la considera un po' una buffonata, ecco, diciamo che buffonata no, mi pare una stranezza giustificata a volte così, dalla necessità di dire abbiamo libri, un po' come nel DTM quando dicevamo che avevamo i catalizzatori, è vero, sotto avevamo i catalizzatori, però funziona il catalizzatore nelle macchine di serie, funzionare al minimo la macchina corsa non va mai, quindi avevamo tufe dietro che ponevano dei grossissimi problemi poi di incendio alla vettura, diventate pazzo a fare stare queste quattro stufone dietro, sotto il serbatoio tra l'altro. Poi, esatto, mi hai tolto la parola perché lì stavo arrivando. Poi la vera causa degli incendi era questa vicinanza di fuoco, l'osservatorio, poi mi face, cioè, la metti davanti, dietro bolliva la benzina. Terribile, guarda, veramente angoscioso inventare i radiatori per la benzina, per tenere fredda la benzina, una cosa incredibile. Va bene. Abbiamo sgusciato anche la seconda metà. Esatto, hai dimenticato il mio il gran finale, che sono state due mie, che sono particolarmente affezionato. Una è la Palio, l'altra la Panda. È vero. Perché quella che correva in Turchia, giusto? Perché ha vinto, vinto. Ha vinto in Turchia. Fatta in una maniera veramente artigianale, recuperando parti a destra e sinistra. Perché poi chiaramente occupandovi di regolamenti avevo un po' di tempo libero. No? Allora Andrea Adamo faceva le cose serie, le cose importanti. Io a tempo perso con un disegnatore o con studi esterni, la nuova progetti, ad esempio, ho studiato un po' fatto appunto la punto Super 1600 e la Panda con quella addirittura senza progettazione, mi ha fatto in officina con Rorelli e col buon Rossotto, una macchina nata solo grazie a un'omologazione per un trofeo che è stato inventato l'antivigilia di Natale, ecco, cioè una roba, ne parliamo dopo le epifanie, volevo andare in montagna la mia moglie, così mi sono divertito. Comunque è stata un'esperienza così molto garibaldina, molto, molto leggera, però è stata una cosina simpatica. Le rivedo con piacere queste macchinette messe assieme proprio con lo spirito dell'artigiano. Cosa che nelle corse ogni tanto sarebbe bene che ci si tornasse come approccio iniziale, almeno per chi nella fase di startup delle corse, quello che dovrebbe essere l'entry level, dovrebbe essere non solo esclusivamente macchine di serie e basta. Ma sì, anche perché le macchine di serie per tutta una serie di problemi legati a inquinamento, sicurezza, eccetera eccetera eccetera, non le puoi mica far più correre, cioè ci vuole un modo, un approccio diverso del regolamento, ecco, da una macchina di serie nei rally, cioè se smonti il rollbar e tocchi l'impianto elettrico, la macchina togli l'airbag, la macchina non va in moto, come fai a correre con l'airbag? Magari, cioè, ci sono, alla fine avevamo dei problemi, conviene veramente partire con delle basi, come è stata poi la Formula Kit che è nata. Certo. Ma prendo la curiosità, Sergio, la sfida prossima, anche per ridurre i consumi, sarà verso macchine più leggere? Perché ora abbiamo dei carri armati, sicurissimi, sicuro, certo, però nell'approccio forse si può tornare a studiare qualcosa che privilegi il rapporto peso-potenza anche per ridurre proprio emissioni e consumi. Temo di no, personalmente temo di no, perché credo che una gabbia in acciaio debba avere un suo peso minimo, credo che scendere sia molto, molto impegnativo dal punto dello sviluppo tecnico, scendere di peso senza perdere in sicurezza credo che sia abbastanza difficile, porterebbe dei costi poi che
che allontanerebbero. Già adesso c'è sempre il rischio che qualcuno se ne vada via, qualche grosso, grossa marca, vedi Citroen è andata via, per cui a massimo livello credo sia di, non lo vedo tanto facile, ecco, anche la gestione e la stesura di un regolamento che sia sicuro ma con tempo. No, e invece nell'ottica dell'auto di serie è una cosa secondo te approcciabile? Penso che ci stiano pensando un po' tutti, ma nello stesso tempo, oggi come oggi, credo che il grosso dilemma dell'auto di serie è quello di non sapere quale sarà il futuro, quale sarà la formula vincente. Cioè l'industria automobilistica che ha da un lato degli investimenti enormi, dall'altra parte qual è il cavallo su cui puntare? L'elettrico, l'ibrido, l'ibrido diesel, l'ibrido benzina, l'ibrido... Quindi credo e che tu su cosa scommetteresti? Per quella che è la l'ibrido. L'ibrido. Ma io vedo bene l'ibrido perché lo capisco. Ecco, la macchina elettrica non mi ha mai affascinato. E soprattutto crederei ciecamente nell'elettrica se qualcuno mi spiegasse cosa fare nelle batterie. Perché la soluzione dell'elettrica non fa il suo problema. Perché comunque l'energia la devi produrre. E per poi la trasporti e poi con la spina la trasferisci, ma l'inquinamento c'è lo stesso, cioè il problema è quello. Credo che la soluzione dell'inquinamento non sia nel veicolo, ma nell'organizzazione, nel sistema di trasporto, più trasporto pubblico, una maggiore conoscenza dell'effetto inquinamento reale senza false propagande del peso delle singole componenti, perché gli ecologisti danno una cosa all'auto, se tu reggi chi tiene per l'auto dà una cosa, no, credo che ci sia un problema quando l'auto vale 13% delle emissioni, diciamo che ci stiamo un po' prendendo in giro, soprattutto a livello dei politici che prendono delle scelte demagogiche e che non sono dettate dai numeri. Da lì si potrebbe invece partire, cioè prendendo consapevolezza di questo, l'elettrico secondo me può essere un obiettivo da raggiungere, ma in mezzo c'è un percorso, che finché non ci sarà una rete sufficiente a garantire la mobilità elettrica, chiamiamola verde, sarà impossibile volerla imporre come stanno cercando di fare molti costruttori. Spingono pubblicitariamente a vendere dei prodotti che non hanno il mercato in questo momento, deprimendo un mercato che invece ha ancora bisogno della normale automobile che conosciamo, e il coronavirus ne sarà una prova, perché avremo meno trasporti pubblici e un ritorno per la propria sicurezza personale all'uso della macchina col singolo conducente. Sì, bisogna ripensare il trasporto pubblico in una maniera. Poi il trasporto pubblico ha senso se ben organizzato, ha senso in alcune aree molto dense di abitanti. Rimane il problema dell'auto per muoversi, come ad esempio credo che un tema interessante sia quello di evitare l'acquisto dell'auto, ma se io devo andare a Bari posso andare in treno, leggendomi un libro o un giornale, e arrivo là, trovo un'auto a un prezzo capestro, la noleggio, faccio quello che devo fare, rientro, ben venga, ho guadagnato del tempo e qualità di vita. È questo che bisogna, secondo me, diffondere. Staccare un po' l'auto, per quanto possibile, dall'essere un'immagine della propria affermazione sociale, a diventare un mezzo di uso come altri, ecco. Poi resterà la parte enjoy, dove uno andrà in pista e si va a divertire, quello è un altro discorso. E magari cerca i tuoi ferri per divertirsi. Infatti lo sta dimostrando il successo delle storiche, questo. Certo. Si diverte molto con le vetture di una volta. Oggigiorno le vetture da competizione attuali sono anche numericamente non sono poi così elevate come se. Io ricordo una battuta, ma non era una battuta, del buon Beppe Volta,
che mi diceva: ma le macchine d'epoca sono come il vino, più passa il tempo più prendono valore. Se io viceversa mi prendo una Rally, una R5, una cosa, io devo tutti gli anni fare la upgrading, spendo dei soldi per tenerla sempre, portarla avanti, spendo un occhio di soldi e tribolo lo stesso, mi faccio delle vado nell'ambiente delle storiche, guadagno e tanto le macchine sono quelle che sono. Ed è un ragionamento lucidissimo. Lucidissimo. Poi povero Beppe aveva per gli affari aveva un fiuto incredibile. Sergio, grazie della chiacchierata. Amici di motorsport.com, commentate qui sotto. So che arriveranno critiche su questo finale legato all'elettrico, ma ce le prendiamo, così come sono convinto che ci saranno degli estimatori per quanto l'ingegner Limone ci ha raccontato. Iscrivetevi al canale, così avrete le indicazioni per quelli che saranno i prossimi video. Ciao a tutti, Sergio, grazie ancora. Ciao Franco.